Ciao Fabio, io ho capito che era quella giusta. Dopo 2 anni e mezzo di separazione siamo tornati insieme. Bello questo, bello che Succede? si dice la minestrina riscaldata, invece no, Oh la no. giusta distanza per vedere le cose bene e poi per rientrare. Ah, bene, bene, bene. Vedi, c'è speranza. La mia nonna diceva sempre: una cureggia, una risata, un rutto, una cortellata. Cortellata. È più, guarda, è più, veramente è più forte. No, però stavo pensando alla coppia. Allora, poi dici una cureggia. Una cureggia, si Perché da dice voi si così, dice sì. cureggia. Una Una cureggia. cureggia è una Una risata. risata. Un rutto, una Una cortellata. cortellata. No, quella non me la devi fare, È proprio. bellissima questa frase, stupendo, la cureggia. Ho capito che era quello giusto. Dopo 30 anni di matrimonio e 2 anni di separazione. Ecco, vedi? A Di volte la. nuovo insieme. Vedi? Auguri. Ci ho mandato un A chi? bacino. A me o a. No, a lui. Ma come? No, comunque, vedi, a volte la separazione è un passaggio per capire delle cose, non lo so. È un È un portale. portale, E quello funziona è il sempre. buco che si apre. Sentiamo Dario Fo che Sì. dice che ha capito che era quella giusta, e poi c'è Seth Guro che ci spiega come si fa, per tutti quelli che non l'hanno ancora trovata, a trovarla. Franca Rame. E eravamo ragazzi, pensavo che era troppo bella per me, soprattutto era adornata da ragazzi e anche uomini che cercavano di catturarla. E io mi ero anche ritirato, messo a parte, tutto quanto, le volte che incontravo i suoi occhi, il suo sguardo, cercavo di non fermarmi lì, di non incantarmi, perché diceva: non è per te, mi dicevo. E invece lei a un certo punto, di sorpresa, mentre eravamo fra le quinte, mi ha preso alle spalle, mi ha girato e mi ha baciato. Wow. È lei che ha deciso che io ero il suo uomo. Bravo. He's the one. Pensa a questa scena, di là di Dario Fo, immaginatela proprio nella vita. Tu vedi una che è praticamente la stessa cosa, per esempio, che aveva Dante con Beatrice, che non riusciva a parlarci, perché era una roba che quando lui la vedeva. Dante poi lasciava esagerato, No, però eccessivo. non la riusciva, la incontrava per strada, lui abbassava la testa, capito? Quindi Dario Fo dice: no, è troppo bella per me, è Certo. troppo bella. E tu a un certo punto quella lì, che tu pensi che sia di un'altra categoria, ti mette le mani sulle spalle, ti giri e ti baci, tu dici: no, vabbè. Ed è Franca Ed è Rame. Franca Rame, tra l'altro, però dico, capito? Sì. No, però dico, immaginati per un ragazzo, un uomo, che emozione può essere quella cosa lì, quella lì della scuola che piace a tutti, che ti piace, Ha che scelto dici: no, è me. troppo, ma io sono. Dimmi, Sai qual è la canzone che parte in quel Maurizio. momento? Che te la pongo, che te Abbassato, abbassato subito. Hai ammazzato tutto. Va bene, adesso ragazzi, Seth Guru, che l'abbiamo messo ieri, ma siccome purtroppo il tema è uscito oggi, dobbiamo. Adesso Seth Guru ci spiega una cosa importante. Chi è la persona giusta? Ma lascia che ti dica questo: non c'è persona giusta su questo pianeta. Se metti il tuo cuore in qualcosa, qualcosa potrebbe diventare meraviglioso. È la cosa giusta? Non c'è cosa giusta. Nessuno ha mai trovato la persona giusta da nessuna parte. Devi capire che non c'è una persona giusta. La prima cosa è vedere se io sono la persona giusta. Sì, sono la persona giusta? E non ci sono persone giuste su questo pianeta. Dobbiamo capire che le relazioni nascono da una varietà di bisogni. Ci sono bisogni fisici, ci sono bisogni psicologici, ci sono bisogni emotivi. Quindi, quando vai da qualcuno con così tanti bisogni, ci vai come un mendicante, e un mendicante non può scegliere, no? Il mendicante mangia quello che gli capita, non è vero? Non può scegliere. Quindi, se davvero vuoi fare una scelta in questo mondo, per prima cosa devi portare te stesso a un punto tale in cui la tua esperienza della vita è di per sé piacevole. Sei una meraviglia. Ora, se sei davvero una meraviglia, le cose accadranno in tutti i sensi, sto dicendo, in termini di carriera, in termini di matrimonio, in termini di relazioni, ti accadrà il meglio, perché tu ti sei reso così. Invece di cercare di cambiare qualcuno e aggiustarlo, se lavori su te stesso e ti rendi così meraviglioso che tutti vogliono stare con te, allora c'è una scelta. Allora.